stiamo percorrendo le vie del paese vecchio a merito Porto Salvo per vedere in atto l'illuminazione del paese vecchio, perché alcuni hanno detto che il paese vecchio è all'oscuro e quindi noi stiamo controllando in base a quello che ci è stato detto per vedere effettivamente se ecco, siamo sulla via 19 agosto. Stiamo percorrendo le stradine del paese vecchio in merito Porto Salvo. Come potete vedere è abbastanza illuminato, ecco, queste sono in piazza Municipio, eccolo qui, come potete vedere abbastanza illuminato. Facciamo adesso le stradine più interne del paese vecchio per vedere se effettivamente è come la gente dice, ma dalle nostre immagini potete notare che è abbastanza illuminato. Ci stiamo inoltrando ancora, ecco, anche queste viuzze, guardiamole un attimino se riusciamo, il nostro camera, va bene, proseguiamo il nostro viaggio all'interno del paese vecchio. Questa è la strada che porta al cimitero. Qua ci troviamo quasi sotto il cimitero del paese vecchio, ma noi ci sembra abbastanza illuminato. Ecco, queste sono le immagini che noi vi mostriamo. Piazza Giudicatura, ecco, abbastanza illuminato, quindi siamo venuti semplicemente per controllare, per vedere se come ci è stato detto che il paese vecchio è all'oscuro. Stiamo percorrendo tutte le viuzze del paese vecchio, proprio ci troviamo proprio all'interno. Proprio delle stradine del paese vecchio, solo per col nostro video farvi notare che c'è abbastanza luce, quindi sembra tutto illuminato. Ecco, questo dalle nostre immagini potete notare che siamo proprio nel cuore, nel centro del paese vecchio. Sembra che le luci funzionano tutte. Noi stiamo percorrendo con le nostre telecamere a piedi
per... Sotto il cimitero, Sì, sotto il cimitero, si giriscono proprio sotto le antenne. Ecco, eccole là. Facciamo vedere. Il cimitero, là c'è il cimitero, eccolo. Sì, ecco qua. Eccolo là. Quindi siamo proprio... Sotto il cimitero. All'interno proprio. Cimitero, c'è... Il cuore del paese vecchio. Certamente, se andiamo a trovare, non lo so, cosa... Qua. Andiamo là, andiamo. Queste sono altre vie. Sì, il paese vecchio, ma sembra sia abbastanza. Ecco, sia abbastanza. Queste sono le immagini. Aspetta, sono le ore 20 di oggi, venerdì 18 dicembre. Siamo venuti con le nostre telecamere su segnalazione di alcune persone dove ci hanno detto che il paese vecchio era al buio completo. Ma ci sembra proprio di no, dalle nostre immagini sembra che ci sia abbastanza luce. Ecco, sembra tutto funzionante. Noi non abbiamo trovato un vicolo al buio, ecco, qui ce ne sono altri, vediamo. La telecamera sta indagando. Ma sembra che quello che è stato detto sia proprio una bufala. Noi cerchiamo adesso di completare il nostro giro, mostrandovi che effettivamente il paese vecchio non è al buio. Abbiamo altre vie qua da mostrarvi. Ecco, queste sono altre. Altra strada, tutto, come potete vedere, abbastanza illuminata. Noi stiamo facendo il giro a piedi, quindi possiamo effettivamente vedere, camminare tranquillamente, senza pericoli, senza di inciampare nell'oscurità. Questa è un'altra via del paese. Ecco. Abbiamo incontrato delle persone, qui siamo nella piazza, e ce lo dicono loro stesse com'è il paese. Ma è più fontanine. Magari qualche lampadina sembra. Appena sono arrivati loro, hanno avuto delle segnalazioni, sì. E subito li hanno ripristinati. Anzi, quella là, ce n'è qualcuna. Quella là, sì. Qualcuno l'aveva pure rotta, l'hanno rimessa a posto. Tutto, è tutto illuminato. È tutto illuminato, quindi sì. Il paese. Ci può essere qualcuna proprio là sopra dove qualcuna. Ci sono le case. Ma siamo andati, abbiamo fatto il giro a piedi, quindi ci sembra tutto. È brutto dire queste cose, è brutto dire, soprattutto quindi, chi non ci vive. Ma noi siamo venuti per questo a fare un servizio, perché ci dicevano che il paese vecchio era tutto non al buio. Solo, quindi stamattina quando ho visto quell'articolo ho chiamato delle persone del paese vecchio, dico ma senti, sì. Ma tu che vai per là sopra, hai visto? Dice guarda, io sono andata e tutto a posto, tutto, dice, illuminato. C'è tutto illuminato, basta. Bene, grazie. Grazie, verità, quasi. Verità. Grazie. Naturalmente abbiamo incontrato anche delle persone che chiaramente non volevano essere riprese, ma gente che abita qua al paese vecchio, dove
ci hanno chiaramente detto dalla voce, come avete potuto ascoltare, che è brutto dire queste cose quando il paese è abbastanza illuminato. Ci può essere qualche lampadina non funzionante che dopo l'intervento dei tecnici magari si sarà fulminata nuovamente, ma ritorneremo e chiederemo se effettivamente, ecco, queste sono le ultime immagini che vi mostriamo mentre con la nostra troupe stiamo facendo rientro in sede. Abbiamo effettivamente visitato di notte, alle ore 20, ripeto, del 18 dicembre, venerdì 18 dicembre, abbiamo visitato tutto il paese per vedere se effettivamente quello che la gente ci diceva, qualcuno ha detto che il paese era al buio totale, però questo a noi ci sembra proprio che non è così. Ecco, noi stiamo adesso rientrando, queste sono le strade nazionali, la via principale del Paese Vecchio, via 19 agosto, abbastanza illuminata, quindi stiamo ritornando. Thank you.